sui social impazzano le foto di piatti succulenti. Postare immagini gustose è la mania che sta colpendo tutti. Tante foto, ma nessuna ricetta. Sono Stefano Cavada, food blogger di professione e cuoco per passione. E sono qui per questo. Benvenuti a Selfie Food. Sto cercando la foto di un piatto gustoso per provare a ricrearne la ricetta. Oggi vorrei un dolce dall'estrema morbidezza. Dolce in Corso ha postato una coloratissima crostata alla frutta con una soffice crema pasticcera, che ha diviso in quattro spicchi come una pizza a quattro stagioni, giocando con i colori della frutta. Curiosa la variante del tiramisù alla birra, che mi propone Lili 285 e che lei ha assaggiato a Merano. Un abbinamento, secondo me, davvero intrigante. Ma la foto a cui vorrei trovare la ricetta è quella di Fede Ceccarelli e la sua torta di noci, cannella e pere. L'ha fatta sua sorella a casa sua ad Ascoli Piceno e mi ha confessato che l'ha conquistata al primo morso. E mi ha scritto che sapore ha e che ha anche un buon contrasto fra la sua morbidezza e la croccantezza delle noci. Bene, ho visto la fotografia, adesso vado in cucina, accendo il forno e preparo questa torta. Il mio consiglio per questa torta è di usare delle pere Abate o Kaiser, che sono un po' più sode. Ahimè, le pere Williams non vanno bene perché sono troppo succose. Mi piace avere la cucina sempre profumata, quindi mentre la torta cuoce ci sta proprio una buona fragranza alla papaya del Brasile. Un trucco per rendere la torta bella brillante e per evitare che la superficie si asciughi è quello di aggiungere del miele. Se il miele è troppo denso si può aggiungere anche un goccio di acqua calda per allungarlo. Per rivedere tutti i passaggi di questa golosissima ricetta andate su www.lasette.it/selfiefood. Questa è la foto, ecco la ricetta. Per preparare la torta pere noci come l'ho realizzata io ci servono uova, pere Kaiser o Abate, limoni, burro, zucchero di canna, farina, noci, lievito in polvere, cardamomo, cannella in polvere, uvetta e miele. Tagliare le pere un po' a spicchi sottili e un po' a dadini. Cospargere gli spicchi di pera con il succo di limone. Battere il burro con lo zucchero, aggiungere poco a poco le uova. Incorporare la farina con le noci, il lievito, il cardamomo e la cannella. Unire i dadini di pere e l'uvetta. Ungere lo stampo con il burro e spolverizzare di farina. Mettere l'impasto nello stampo e disporre gli spicchi di pera al centro della superficie tipo ventaglio. Far sprofondare gli spicchi un poco nell'impasto pressando col dito. Cuocere per un'ora e 15 minuti a 180 gradi nel forno preriscaldato. Spennellare il dolce caldo con il miele dopo averlo tirato fuori dal forno e farlo intiepidire. Capovolgere lo stampo aiutandosi con un piatto e servire la torta. Veramente buonissima questa torta di pere, noci e cannella. E adesso per me un buon caffè. Noi ci vediamo per un menù con le ricette che abbiamo visto questa settimana, sempre sulla 7D. Thank you.